È stato presentato questa mattina al Palazzo Pirelli il trittico ciclistico Agostoni, Bernocchi, Trevalli, Varesine, che si svolgeranno rispettivamente il 21, 22 e il 23 di agosto. Presenti l'assessore regionale allo sport Antonio Rossi e anche alcuni rappresentanti dei comuni coinvolti nelle gare, tra cui il sindaco di Morazzone Matteo Bianchi. Sentiamoli. Assessore Rossi, questo trittico è un'occasione anche per riscoprire i valori autentici dello sport e anche il territorio nello stesso tempo. Assolutamente. Ed andiamo ora a sentire proprio gli organizzatori delle tre gare presentate oggi in Regione Lombardia. Renzo Oldani, che è il coordinatore del trittico ciclistico che si svolgerà alla fine d'agosto. Si parte il 21 per finire il 23 con le tre Valvaresine. Ci riassume quali saranno questi tre appuntamenti? Sì, per il mese d'agosto, grande festa per la Regione Lombardia e per lo sport del ciclismo. Ci sarà il trittico della Regione Lombardia, la prima tappa del trittico della Regione Lombardia con la Coppa Ugo Agostoni, che si terrà il 21 agosto. La seconda tappa, il Gran Premio della città di Legnano, Coppa Bernocchi, il giorno 22, e la fine con la Trevalli Varesine, che partirà da Varese e arriverà a Campione d'Italia, dove ci sarà la premiazione del brillante del trittico che assegna la Regione Lombardia per queste tre prove. In più il Gran Premio della Regio Insubrica, che è una challenge che in quest'anno purtroppo c'è solo la Trevalli Varesine, perché il Gran Premio di Lugano, causa maltempo, è stato interrotto. Parliamo allora del Treval Varesine, quanti chilometri saranno di percorso? Ci sono 200 chilometri sulle bellissime strade del Varesotto, attraverso un percorso ormai consolidato, partenza da Varese, Piazza Montegrappa, centro di Varese, sfilata nel centro storico di Varese, e poi tre giri del campionato del mondo di ciclismo del 2008. Poi ci si porterà al Gran Premio della montagna del Piambello in cima all'Alpe Tedesco, tre giri a Luino, la città che ci ha ospitato l'anno scorso per l'arrivo, e l'arrivo finale sulla meravigliosa costa dei Campioni d'Italia, in vetta Campione d'Italia. Chi gareggerà? Ci saranno tutte le migliori squadre in questo momento disponibili, salvo le squadre che sono alla Vuelta, però direi che i migliori corridori hanno già dato assenso. In che cosa si distinguono queste tre gare? Ma sono tre gare differenti, la prima è una gara abbastanza mista, con un percorso direi abbastanza impegnativo, con la Coppa Agostoni, la seconda è una gara quasi piatta per velocisti e la terza è una gara direi impegnativa su tutto il percorso dalla partenza alla fine, quindi con l'arrivo in salita, e quindi sicuramente uscirà un ottimo vincitore. Valerio Arosio, responsabile tecnico della Coppa Agostoni, che si svolgerà il 21 di agosto e darà proprio l'inizio a questo trittico. Chiedo anche a lei quanti chilometri di percorso. Ma il percorso è un percorso tecnicamente molto più semplice rispetto alle altre edizioni, misurerà 198 chilometri e 700 metri. Ecco, come mai meno complicato quest'anno? Ma meno complicato innanzitutto perché è la prima prova del trittico lombardo e di conseguenza non dobbiamo sfinire i corridori per le altre due gare. E poi è un percorso molto moderno, quindi i primi chilometri, i primi 140 chilometri tranquilli, e la prima asperità sarà la salita di Ello al 50 km dall'arrivo, proprio nel momento in cui si aprirà il collegamento in diretta sulle reti Rai, avranno inizio le asperità più toste per dare lo spettacolo anche a chi seguirà la manifestazione per televisione. Roberto Damiani, organizzatore della Coppa Bernocchi, che si svolgerà il 22 di agosto, la seconda tappa di questo trittico, per quanti chilometri si potrà percorrere? Sono 200 chilometri con partenza da Legnano, con un primo circuito di circa 50 chilometri in pianura in tutto l'Interland intorno a Legnano, poi andiamo nel circuito storico della Valle Olona, dove faremo con molta enfasi il piccolo Stelvio, viene chiamato così da tutti i ciclomatori della zona, e tutte le salite della Valle Olona per sei volte, poi ritorniamo a Legnano e con due giri di circuito finale per vivere un po' l'adrenalina del finale. Per voi è anche un compleanno particolare. Sì, noi stiamo vivendo i nostri 100 anni e colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per questi 100 anni per arrivare fin qui.